La risposta è lo sforzo. Basta, Come basta. basta, Ari? Ne hai fatti 5. Ma qual era la domanda? Come si diventa buoni? Bentornati, carissimi, qui sul canale del Dottor Sadrei. Dopo la deviazione tricologica dello scorso video e il ponte della Festa della Repubblica, tra l'altro scusate il ritardo, ma buona festa della Repubblica! Spero l'abbiate passata mangiando moltissime quaglie, come da tradizione, è giunto il momento di ritornare a parlare del vecchio Immanuel Kant, che vi piaccia oppure no. Ci eravamo lasciati nell'ultimo video su Kant, sottolineando come per il filosofo, in fondo, la disciplina più utile all'uomo non fosse la ragion pura, bensì la ragion pratica. In realtà è evidente che l'opera più famosa di Kant sia la Critica della ragion pura, ma fu il filosofo a considerare che fosse la ragion pratica di per sé ad essere più utile rispetto alla ragion pura. In sostanza, nella pura, Kant aveva determinato le regole che muovono il nostro intelletto. Nella pratica, cerca di individuare i modi attraverso cui queste regole possono essere adoperate nel modo migliore. Anche in questo caso si tratta di una critica, e dunque l'atteggiamento kantiano sarà il medesimo tenuto della pura. Anche in campo morale, infatti, costruirà un sistema che non riguardi semplicemente i singoli precetti etici, ma che avrà come scopo quello di ricostruire il modo in cui l'uomo si manifesta in quanto entità morale. Per chiarire, questo è un esempio di precetto morale. Non say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. A Kant quindi non interessa determinare quali siano i precetti etici da seguire. Quello che gli preme davvero è arrivare a comprendere in che modo l'uomo arrivi a determinare che un atto sia morale oppure no. E per fare questo è necessario determinare la natura della nostra coscienza morale. E per Kant tale coscienza morale è da considerarsi come un fatto di ragione. Conseguentemente, il filosofo ritiene che chiunque sia dotato di ragione sarà allora anche in grado di dare un valore morale ai gesti e alle azioni. E sarà proprio questa stretta connessione tra ragione e moralità a segnare la demarcazione tra i due mondi individuati da Kant. Da una parte c'è il mondo della natura, dominato dalla necessità delle leggi fisiche. Necessità nel senso che non ci si può sottrarre ad esse. Ovvero, se scivolo, non è che posso dire adesso non cado perché non ne ho voglia. Semplicemente andrò incontro al mio infausto destino a causa delle leggi fisiche. E alla fine, quindi, cadrò. No! Dall'altro lato, invece, abbiamo il mondo morale. Anche qui ci sono delle leggi, ma in questo caso abbiamo la possibilità di infrangerle. E vi dirò di più, secondo Kant è proprio il risiedere nell'uomo della legge morale a determinare l'esistenza della libertà, in quanto essa è una condizione di possibilità della legge morale stessa. Dunque, possiamo riconoscerci come enti morali solo in quanto siamo anche enti liberi. Se non fossimo liberi, non saremmo entità morali. Per farvi un esempio, se i giocatori di calcio non avessero la possibilità di simulare un fallo, allora, nel momento in cui un giocatore dovesse cadere a terra, nessuno della curva avversaria fischierebbe, in quanto tutti saprebbero che l'evento è stato semplicemente necessario e il giocatore sarebbe caduto a terra per cause naturali. Al contrario, è invece la condotta di molti giocatori a insegnarci come in effetti abbia senso fischiarli nel momento in cui cadono. Questo perché ci tengono continuativamente a dimostrare la loro libertà di scelta. La legge morale è quindi dentro di noi e starà a noi soggetti morali sforzarci di vederla. La condizione umana è il punto di confine tra i due mondi kantiani. Noi siamo sia soggetti alla necessità delle leggi fisiche, poiché abbiamo un corpo, sia alla scelta che la ragione dentro di noi ci permette. Il nostro corpo non è libero, si muove seguendo le necessità che lo limitano. Mentre la nostra ragione, al contrario, è come posta tra due impulsi. Uno che ci attira a sé con facilità, come fa la gravità terrestre con gli oggetti, spingendoci ad assecondare i bisogni, le voglie e i vizi del corpo, non curandosi che essi siano o meno giusti. L'altra forza è invece la legge morale, quello che Kant chiama il tu devi che sentiamo dentro di noi quando siamo di fronte ad una scelta. E come il nostro corpo è in grado di sforzarsi per ergersi in piedi e contrastare la gravità,
Allo stesso modo, la nostra ragione deve fare un profondo sforzo per liberarci dalle catene della natura. Sunday morning.